Siamo da Bori Books e in una libreria ci sono tanti libri che possiamo scegliere e io ho per voi alcuni libri sugli afrodiscendenti. Soprattutto oggi è molto importante leggere afrodiscendenti e non solo afrodiscendenti che parlano però del nostro passato, di schiavitù e passato coloniale, perché quello che è successo a Minneapolis, a George Floyd, quella violenza sistemica sul suo corpo è una violenza che dura da 400 anni, dura da tanto e le proteste che sono avvenute negli Stati Uniti sono state un po' anticipate da un clima culturale fatto di libri, fatto di musica, pensiamo a Beyoncé e in qualche modo ha un riverbero anche in Italia. Infatti tra questi libri c'è un libro anche italiano molto interessante. Io consiglio a tutti quelli che verranno da Bory Books di comprare libri di James Baldwin. James Baldwin è un pilastro della letteratura statunitense, è un uomo che a un certo punto è venuto a vivere in Europa, in Francia, e da lì ha sempre guardato l'America, dove è anche tornato, non a vivere, però è tornato a vivere le situazioni culmine degli Stati Uniti e è stato ricordato da un bellissimo documentario, I'm Not Your Negro, e questo suo libro di saggi è secondo me imprescindibile. C'è un bellissimo saggio qui dentro che si chiama Stranger in the Village, dove lui finisce in questa cittadina svizzera in cui non hanno mai visto un nero e da lì e da questa ingenuità, no, di questi abitanti che non hanno mai visto un nero, però riflette sulla questione appunto che ha colpito la storia degli afroamericani, quella violenza che viene dalla schiavitù, è passata alla segregazione razziale e poi i linciaggi fino ad arrivare ad oggi a queste esecuzioni sommarie come quelle che è avvenuta a George Floyd. E molti libri di James Baldwin li trovate tradotti da Fandango, Fandango ne ha tradotti tantissimi, e Se la strada potesse parlare, uno di questi è un romanzo meraviglioso. Se ce la fate, leggete anche La stanza di Giovanni, perché è un romanzo afroamericano, scritto da un afroamericano con nessun personaggio afroamericano, però dove si parla dell'innocenza cosiddetta, no, dell'America, che non è innocente per niente in un certo senso. Quindi James Baldwin è imprescindibile. Poi è chiaro, io vi consiglierei anche Toni Morrison, che è la grandissima scrittrice afroamericana, premio Nobel, e Toni Morrison amatissima, jazz, tantissimi libri sulla e delle giovani generazioni. Giovanissimo non è, sono quarantenne, però è Colson Whitehead. Colson Whitehead ha vinto 2 volte il Pulitzer, ha vinto quest'anno il Pulitzer con I ragazzi del Nickel, però aveva vinto precedentemente con un romanzo meraviglioso che si intitolava La ferrovia sotterranea. È una storia sulla schiavitù e sulla fuga dalla schiavitù. E c'è questa personaggia, Cora, che è favolosa. Vi innamorerete di lei. È un libro, ve lo anticipo. Non facile, perché comunque la violenza sistemica Colson Whitehead la fa vedere, ma dà anche speranza, no? Questi libri di Colson Whitehead sono veramente, veramente importanti. Poi, questo è il libro italiano invece, Francesca Melandri, Sangue Giusto, perché ognuno ha un passato e se dietro gli Stati Uniti c'è quella storia della schiavitù, dietro l'Italia c'è la storia del colonialismo italiano e Francesca fa veramente un ritratto incredibile attraverso un personaggio, Attilio Profeti, e attraverso la famiglia, anzi la figlia di questo Attilio Profeti, che non sapeva che il papà era fascista. E quindi è tutto una ricerca della figura del padre. Tra parentesi, questo libro comincia all'Esquilino, quindi comincia vicino a questa libreria. Quindi Sangue Giusto di Francesca Melandri va letto, è stato un grandissimo successo in Germania, in Francia è stato pubblicato da Gallimard, quindi è la nostra regina delle lettere italiane e quindi ha fatto un lavoro storico incredibile. E poi, siccome sono in libreria, anch'io voglio comprare dei libri, allora poi farò un altro giro e troverò altri libri, però volevo comprare questo perché me ne hanno parlato in tanti, Leonora Mianò, La stagione dell'ombra, e perché parla di un momento particolare. Noi pensiamo sempre al momento della tratta degli schiavi, quando gli schiavi sono stati rapiti e sono stati portati da un'altra parte. Invece lei scrive questo romanzo
su quelli che rimangono, cioè le persone sono state rapite dal villaggio, uomini, donne, bambini, però qualcuno è rimasto, non sono stati rapiti tutti. E quindi lei parla di quelli che rimangono, quindi sono molto curiosa, io non so niente di questo libro tranne che mi ha incuriosito, quindi perché è sempre bello comprare libri, ti arricchiscono nel comprarli, ma anche soprattutto dopo nel leggerli, farli tuoi. E quindi sì, buona lettura a voi e a me. Io ti volevo fare una domanda perché prima hai parlato del tuo essere stata in piazza ieri. Se ci racconti che emozioni, che energia hai provato, e poi anche magari se ci dici nel tuo ultimo romanzo, La linea del colore, tu parli di questi temi, se ci vuoi, diciamo, anche fare una piccola sintesi di come ne parli. Allora, io sono andata ieri a Piazza del Popolo e a parte che è proprio bella Roma, cioè qualsiasi quando fai delle cose importanti Roma ti esalta sempre di più. E la piazza era finalmente, eravamo tutti a distanza, molto quindi legati anche alle regole del Covid in questo momento, però bella, finalmente insieme, no? Perché abbiamo tutti quanti sofferto anche un po' di solitudine in questo periodo. E a me ha colpito che molte persone avevano ben distinto cosa era successo negli Stati Uniti e cosa invece. Noi abbiamo un'altra situazione in Italia, cosa si dovrebbe fare qui? No? C'erano, noi qui avremmo bisogno di una legge sulla cittadinanza per i figli di migranti e avremmo bisogno di più cultura, scuola, diciamo transculturale, eccetera. E quindi vedere in piazza tanti giovani, ma giovanissimi, 14enni, 15enni, 16enni. Infatti io mi sono sentita un po' una veterana con i miei 40 passa anni e devo dire che la mia grande emozione da scrittrice è stato vedere sui cartelli anche persone che hanno ripreso delle mie frasi e quindi ho pensato allora il lavoro che stiamo facendo in tanti, non solo io, penso al grandissimo Angelo Del Bocca, grande storico del colonialismo italiano, penso a Giulietta Stefani, penso a Cristina Lifara, a Gabriella Germandi e tantissime, tanti, Nicola Labanca. E, ecco, questo lavoro non ne sta andando perso. E, i giovani, abbiamo seminato nei giovani, quindi questa cosa è stata veramente per me da scrittrice molto molto importante. Ed è vero, cioè, noi dobbiamo combattere il razzismo, dobbiamo combattere l'odio contro le donne, dobbiamo combattere l'odio in generale. Quindi stare a Piazza del Popolo mi ha emozionato. Per quanto riguarda invece il mio libro, devo dire che per me ha colpito molto questo, l'omicidio di Floyd, perché in fondo il personaggio di cui parlo soffre dello stesso male, no? E, è un'afroamericana che decide di andare via dagli Stati Uniti proprio dopo un'aggressione feroce. Lei subisce una violenza sessuale nel libro. E per me era un po' un omaggio agli afroamericani perché quei libri di cui vi ho parlato prima, di Toni Morrison, Baldwin, sono stati un pilastro della mia vita e io li devo tantissimo, però mi rendo conto anche di avere un'altra storia rispetto a loro, no? Quindi era un po', ho fatto nel libro quello che ho fatto nella mia vita, cioè ho guardato loro e invece la personaggio guardava l'Italia, no? Cioè era questo passaggio. Poi è una storia tardo-vittoriana. È una storia ottocentesca con i Merletti, con il Grand Tour, che si incrocia con una storia di oggi. E devo dire che è stato importante per me lavorare su questo e quanto mi sono resa conto in questi giorni quanto è attuale questo discorso sulla violenza sistemica sui corpi. Quello che subisce la Fanon Brown nel mio libro, ahimè, lo subiscono ancora in tanti negli Stati Uniti.